Faccio disegni su carta, su tela, sui muri, e vivo a Napoli, reinterpreto degli spazi che hanno già un carattere. Mi piacciono i muri spaccati, le forme architettoniche rimaste, cose anche che si screttolano, che sembrano facce o volti o braccia o cose. Io sono del Minnesota, ma ho scelto Napoli inizialmente per caso, poi mi ha rapito la condivisione, la magia della storia. Mi piace il mistero anche un po' oscuro di questi posti che sono rimasti un po' incontaminati rispetto alla maggior parte dell'Europa. Io credo che la riqualificazione degli spazi urbani sia dovuta molto alla condivisione e all'utilizzo degli spazi. A volte questa cosa avviene attraverso la pittura murale, altre volte condividendo della musica o altre attività culturali. Credo che in generale sfruttare gli spazi, utilizzarli, farli vivere sia l'unico modo per agire nei nostri tempi dove tante cose sono un po' finte o plastificate. La musica si trova moltissimo nei miei lavori perché trovo che la musica sia una cosa che rappresenti lo spirito umano e lo spirito anche creativo. È un modo semplice che porta le persone a fare delle cose insieme. E mi piace un po' quella qualità dell'arte, che sia una cosa condivisa o ballata insieme. I'm drugs, I'm taxes, I'm bills, I'm hills, I'm all the little hairs, I'm the stairs, I'm the wares, I'm the kitchen, I'm tickled and I'm tired, I'm safety and I'm wired, and I'm all the little voices that left me inspired. I'm all the little voices that left me inspired. That hoodie that got dry. La street art in Italia è una scena molto varia, anche ricca. Ci sono tanti personaggi che hanno tante qualità, anche idee o modi di fare molto particolari, e credo che la scena italiana sia abbastanza seria, almeno le persone che conosco sono molto dedicate a quello che fanno e portano sempre nuove idee nei loro disegni, e mi piace molto vedere come si evolve sulla scena internazionale anche la partecipazione degli artisti italiani, che sono molto forti, credo, a livello internazionale. La street art negli Stati Uniti è diverso appunto per gli spazi. Credo che gli artisti in Italia abbiano diversi rischi, anche diversi luoghi che li facciano disegnare. Le scene sono difficili da paragonare.
penso che a livello mondiale ci siano tantissimi artisti che fanno cose interessanti rispetto al loro ambiente circostante. Forse questa è la cosa bella della street art, che in ogni posto si sviluppa in modo diverso rispetto ai luoghi o le contaminazioni culturali che la fanno crescere. Credo che la magia della street art sia che sia un po' nata spontaneamente e che la gente ha avuto questa idea di uscire dagli studi o dai luoghi istituzionali e fare delle cose molto belle, molto studiate anche su muri qualsiasi della città. E se queste cose vanno cancellate dall'artista stesso. Nel caso specifico di Blue, credo che lui voglia sottolineare tutto un altro lato della medaglia, che è quella degli spazi occupati o gli spazi condivisi che vengono sempre più emarginati dal sistema, che poi si approfitta magari da una cosa nutrita da questi ambienti un po' mal visti per scopo di lucro, che è un punto un po' forte di arroganza da parte delle istituzioni. First thing was so new and fancy. Second half seemed good to ride. When we all got up to 84th, all you could see was our useless pride. So go down, go down, go down.